delle autopsie in serata alle 20.30 la veglia di preghiera per Davide Pavan, il 17enne morto nell'incidente di paese. Sulla piaga delle morti in strada è intervenuto il vescovo Monsignor Michele Tomasi. A Montebelluna, 50 anni investita da un furgone, all'alba alle 5 mentre rincorreva il suo cane, l'incidente lungo la Feltrina, la donna Eli trasportata a Treviso con diverse fratture. A Spresiano il sindaco della Pietra affida ad un video sui social la sua ira dopo che ignoti hanno manomesso una ventina di segnali stradali. Sicurezza messa a rischio, dice, ora attraverso le telecamere vi identificheremo. A Castelfranco, 26enne, è stato denunciato dai carabinieri per aver scippato una donna davanti allo sportello Bancomat dopo che questa aveva appena prelevato 50 euro. Malori fatali per due 65enni a Monfumo, un ciclista di Milano stroncato da un infarto durante la salita. Sotto le tre cime di Lavaredo, escursionista tedesco si accascia e ruzzola per 15 metri. Presunte molestie durante la durata di Rimini, presidente ANA Sebastiano Favero condanna fermamente ogni tipo di violenza e annuncia pronti a costituirci parte civile per difendere l'immagine delle penne nere. Adriano Panatta, la Coppa Davis vinta in Cile nel 76 e l'esclusione oggi degli atleti russi dalle competizioni internazionali al Teatro Comunale di Treviso, sua città d'adozione, passato e presente si sono mischiati. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano anche questa sera la tragedia di paese con la morte di Davide Pavan, il 17enne travolto da un'auto condotta da un poliziotto. Domani alle 11 l'autopsia sul corpo della giovane vittima, domani sera invece alle 20.30 la veglia di preghiera a Monfumo. E sulla piaga delle morti in strada interviene anche il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. Dobbiamo veramente fare in modo che le nostre strade siano punti di collegamento e non luoghi di morte. Suggerisce questa riflessione il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, dopo l'incidente che domenica sera a paese è costato la vita al 17enne di Morgano, Davide Pavan, travolto mentre era in scooter dall'auto condotta dall'agente di polizia Samuel Seno, risultato positivo all'alcol test. Riflessioni e preghiere inevitabili anche domani sera alle 20.30, proprio nella chiesa di Morgano, dove si svolgerà una veglia per Davide, figlio e amico, si legge nell'avviso del parroco Don Mario Vanin, che ci ha lasciato. È un dramma vedere così tante giovani vite spezzate per niente, per un'imprudenza, per una disattenzione o perché si è stati si è bevuto troppo, per un qualunque motivo. Non è colpevolizzare, ma è davvero renderci conto che la nostra vita è fragile, è debole, è meravigliosa e abbiamo la cura gli uni per gli altri. Questa mattina in procura il pubblico ministero Mara De Donà ha conferito al medico legale Alberto Furlanetto l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo della giovane vittima. L'esame si svolgerà domani mattina alle 11. Seno, indagato per omicidio stradale, ha affidato la sua difesa a due nuovi legali, l'avvocato Fabio Capraro, esperto di sinistri stradali, e il collega Luciano Meneghetti, già vicario della questura, che a loro volta hanno nominato in vista dell'autopsia un consulente di parte, il medico legale Elvio Bellini. A un legale, l'avvocato Davide Favotto, si sono affidati anche Claudio e Barbara Pavan, i genitori di Davide. Solo ad accertamenti completati sarà possibile fissare la data dei funerali, che si svolgeranno probabilmente all'inizio della prossima settimana. E un incidente stradale questa mattina all'alba intorno alle 5 a Montebelluna, dove una cinquantenne è stata investita da un furgone e la donna stava rincorrendo il suo cane. Grave incidente alle prime luci di questa mattina a Montebelluna, dove una donna di 50 anni è stata investita da un autocarro condotto da un coetaneo di Castelfranco Veneto. La donna, rimasta ferita, stava attraversando la strada per recuperare il cane che le era appena sfuggito. Il conducente del furgone, che procedeva in direzione di Montebelluna, non ha potuto evitare l'impatto, con la cinquantenne sbalzata violentemente a terra alcuni metri più in là. L'episodio è accaduto a Biadene, lungo via Feltrina Nord, alle 5 del mattino. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Treviso Emergenza, che ha trasportato la malcapitata all'ospedale Cafoncello. La donna, giunta in serie condizioni, ha riportato diverse fratture su tutto il corpo. Dei rilievi dell'incidente si sono occupati i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Montebelluna, che hanno raccolto tra gli altri elementi anche la testimonianza dell'autista dell'autocarro.
Malore fatale in bicicletta verso mezzogiorno a Monfumo. Ferdinando Campagnolo, ciclista di 65 anni, residente a Mirano, nel Veneziano, è morto in via Longone mentre affrontava una salita. I compagni di gita lo hanno visto cadere a terra, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma i sanitari del SUEM di Crespano non hanno potuto fare altro per salvare l'uomo colpito probabilmente da infarto. Poche ore dopo i sanitari del 118 sono intervenuti a Sernaglia per un 50enne uscito di strada con la moto tra via Fabri e via Trevigiana. L'uomo è stato portato all'ospedale di Conegliano. Cartelli stradali divelti o manomessi. Negli ultimi giorni sono almeno una ventina i cartelli presi di mira dai vandali a Spresiano e il sindaco Marco Della Pietra affida ad un video su Facebook la sua ira per quanto accaduto. Sono incazzato come una vipera, no? Perché adesso la nuova moda dell'estate 2022 per certi ragazzini deficienti è quella di andare a girare i cartelli stradali, no, lungo le vie del paese, cambiare i, no? E sta roba qua forse non vi rendete conto di quanto pericolosa sia, perché probabilmente siete proprio deficienti, no? E allora, se magari vostra mamma dovesse stare male e deve arrivare un'ambulanza a casa vostra, se me cavè il cartello della via o me lo mettete basso o fate ste stupidaggini qua, magari non arrivano e magari anche qualcuno muore. Sono incazzato nero. Ma sapete cosa c'è? Che abbiamo le telecamere. Quindi, adesso guarda, a costo di stare io tutto il giorno a guardarmi le telecamere tutto il giorno, vi becco e una volta che vi ho beccato con la lingua me li riposizionate dove devono essere posizionati i cartelli. Sono nero come la pece. Un 26enne è stato denunciato dai carabinieri di Castelfranco, ritenuto responsabile di uno ship avvenuto nei confronti di un'impiegata che domenica ha prelevato dei soldi ad un bancomat e l'uomo proprio l'ha shippata pochi istanti dopo il prelievo. Dei 50 euro appena prelevati allo sportello Bancomat, vittima un'impiegata di 47 anni che domenica pomeriggio intorno alle 15 in pieno centro a Castelfranco, dopo aver concluso le operazioni di prelievo, è stata raggiunta alle spalle da un uomo che con un movimento rapido le ha strappato la banconota dalle mani dandosi alla fuga. La donna ha immediatamente avvertito dell'accaduto i carabinieri che si sono messi sulle tracce del malvivente. Fondamentali sono state le testimonianze raccolte e gli accertamenti effettuati subito dopo lo scippo. Tutti elementi che hanno permesso ai militari di identificare il presunto responsabile, un 26enne denunciato per furto con strappo aggravato. Del fatto è stato subito messo al corrente anche il primo cittadino di Castelfranco, Stefano Marcon. Un plauso all'arma dei carabinieri sempre, io dico che a Castelfranco Veneto nessuno la fa franca, perché i carabinieri di concerto con le altre forze di polizia locale portano sempre ad un riscontro positivo ed un fermo laddove questo serva. Hanno fermato una volante per denunciare un uomo che le avrebbe toccate in maniera lasciva. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio in via Roma, Treviso. Due donne visibilmente scosse hanno chiesto aiuto ai poliziotti in transito che hanno successivamente provveduto a fermare un 67enne italiano incensurato. L'uomo è stato trovato anche in possesso di alcuni profumi appena rubati da un negozio vicino. Per questo è stato denunciato in procura per violenza sessuale e ricettazione. Ieri sera nel corso di Focus, la trasmissione del nostro direttore Luigi Baccioli è intervenuto in diretta il presidente ANA, Sebastiano Favero, che è tornato sulle presunte molestie durante la adunata nazionale degli alpini a Rimini. Nel condannare fermamente ogni episodio di violenza, Favero ha però ribadito la volontà di difendere l'immagine delle penne nere. Stiamo anche valutando, proprio in funzione di questi fatti, gli eventuali costituzione di parte civile e la richiesta di danni, perché chiaramente l'immagine della situazione è stata veramente messa, come giusto come avete detto, è stata messa veramente in cattiva luce da comportamenti che, ripeto, non sono e non fanno parte dell'Associazione Nazionale Alpini e dei suoi soci.
Ana ha intenzione di andare fino in fondo dopo le segnalazioni di presunte molestie durante la 93esima adunata delle Penne Nere dello scorso fine settimana a Rimini, al punto da essere pronta a costituirsi parte civile contro chiunque, alpino o no, abbia recato danno all'immagine del corpo. La volontà è dunque quella di tutelare l'onorabilità, l'impegno, la storia che caratterizzano le Penne Nere. Ma Favero ribadisce, come già fatto nei giorni scorsi, la vicinanza a chi ha subito le molestie e la ferma condanna per quanto accaduto, auspica venga fatta luce sugli episodi segnalati che hanno portato anche ad una petizione online per chiedere una sospensione di 2 anni delle adunate. Se avremo la possibilità di individuare i responsabili e se questi responsabili sono appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini, noi interverremo duramente nei loro confronti. Ma contemporaneamente il presidente Ana chiede che non ci si lasci trascinare da facili generalizzazioni. Quelli che hanno fatto non sono degni di chiamarsi alpini se sono alpini. Certo. Vanno messi da una parte. Favero chiarisce poi che le presunte molestie sarebbero avvenute in momenti in cui la competenza dei controlli non era affidata all'ANA. I fatti che sono successi non durante i momenti delle manifestazioni ufficiali, sì. Che noi abbiamo una competenza diretta di controllo anche della manifestazione stessa. L'ultima battuta del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini riguarda la possibile strumentalizzazione politica della vicenda. Ana non vuole sbilanciarsi e su questo al momento si dice prudente. Però noi su questo fatto, su questo andremo fino in fondo su tutti gli aspetti. E i trevigiani sono contrari all'ipotesi di sospendere per 2 anni le adunate nazionali degli alpini, come richiesto nella petizione online avviata in queste ultime ore. Per colpa di pochi, dicono, non è giusto, paghino tutti. Secondo te è giusto sospendere l'adunata per 2 anni? Secondo me sospenderla può essere esagerato. Però magari sì, un servizio d'ordine autoregolato che potrebbe essere efficiente e dare una certa sicurezza a tutti potrebbe essere. Bisognerebbe trovare i responsabili di questo gesto poco civile, perché da parte mia che ho 2 alpini in casa non ho mai pensato che gli alpini arrivassero a tanto. Quindi in mezzo sicuramente c'è marmaglia che si aggrega agli alpini comprando anche un cappello, se lo ficcano in testa e fanno finta di essere alpini. Forse un po' esagerato, comunque va segnalato e chiaramente dei provvedimenti bisogna prenderli, perché altrimenti passa tutto in sordina, che tutto è lecito e tutto è così perché ci sono gli alpini ed è una cosa da prendere sotto gamba, invece no. Però da sospendere mi sembra un po' esagerato. Penso che siano cose che capitano, che sono molto tristi che capitino, assolutamente, che è molto triste che capitino, ma insomma penso che sarebbe capitato indipendentemente dagli alpini, allora dovremmo farlo per i tifosi, dovremmo farlo per qualsiasi forma di assembramento e altre cose. No, io continuerei a fare una manifestazione che c'è stata sempre, lasciate in pace anche questi poveri alpini, porca miseria. Per me è una bulla, giusto qualcuno che si è messo, ha fatto qualcosa per interrompere queste manifestazioni, queste cose. Prima è mai successo, comunque. Per colpa di qualcuno non è che si può sospendere tutto, un po' per tutto. Se i casi sono limitati è anche un peccato proprio fare una sospensione totale. Beh, che sarebbe un peccato che per lo sbaglio di pochi ci rimettano tutti. Quindi secondo me è da pensarci, insomma. Può succedere, è sbagliato, però sì, non è giusto, ripeto, che ci rimettiamo tutti per lo sbaglio di pochi. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'economia, con i rincari che frenano la ripresa, a questo si aggiunge anche la difficoltà di reperire materie prime. Industriali e artigiani preoccupati per l'andamento del settore, con il bonus dicono il rischio è di non riuscire ad onorare gli impegni entro i tempi. Le aziende in questo caso sono costrette a bloccare le proprie macchine perché non hanno materia prima, e questo è un altro grossissimo problema che purtroppo è legato alla pandemia e a come viene riconosciuta nei vari paesi. Quindi i problemi che si intrecciano sono tantissimi. Dalla
un'azienda che preferisce fermarsi piuttosto che onorare l'appalto vinto a quella costretta a ritardare i lavori, ai comuni che non trovano a chi assegnare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. La speculazione in atto sui prezzi delle materie prime sta bloccando i cantieri. Stiamo parlando di, nella media, di aumenti del 20-25%, anche 30% a certe materie prime. Mi permetto di dire che negli ultimi anni, specialmente nel settore edile, gli aumenti sono stati poco, o vorrei dire anche irrisori per quanto riguarda il prezzo di mercato. Questo però oggi, questo aumento è insostenibile. Secondo me l'aumento ci stava del 2-3-5% massimo, che era comunque una cifra che si poteva comunque assorbire, il mercato poteva assorbirla benissimo. Materie prime che, oltre a costare il 25% in più di media, sono anche più difficili da reperire. Componenti e materiali arrivano anche a distanza di 45 settimane dall'ordine. Nel mio ambito mi occupo di integratori e sono cresciute esponenzialmente la richiesta delle capsule. Chi vende le capsule di grande qualità prima te le dava in 14 settimane, oggi te le dà in 45 settimane, cioè è praticamente impossibile realizzare un prodotto in capsule. Una situazione che si riflette dunque anche nei cantieri. I tempi di realizzazione che ci hanno dato sia per il cosiddetto PNRR sia per il 110, chiamiamole così, sono troppo ristretti. Non possiamo noi continuare con una forza lavoro 10 proporsi di fare lavoro per 100, non c'è possibilità. La scelta di cedere alla penale, conferma il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana Oscar Bernardi, è presa facilmente dalle aziende che lavorano con il pubblico perché l'aumento rende insostenibile il lavoro. Lavoro che anche per questo la categoria torna a chiedere di detassare. E dal 16 al 20 maggio nella sede della provincia di Treviso andrà in scena la settimana della sostenibilità per confrontarsi e affrontare i temi legati alla green economy. La guerra in Ucraina ha cambiato le prospettive sotto molti punti di vista, a partire dalla visione delle aziende alle prese con i rincari che mettono a rischio la produttività. Ma la ricerca di nuove energie alternative verso un'indipendenza dell'Italia dagli altri paesi non può prescindere dal percorso di sostenibilità già avviato. Con 41.529 imprese green, il Veneto è la terza regione italiana per numero di aziende che tra il 2016 e il 2020 hanno investito sulla green economy e sulla sostenibilità. Rimane però un 37% di aziende venete metalmeccaniche e manifatturiere su un campione di 172 che ha dichiarato di non aver ancora realizzato alcuna azione per aumentare la propria sostenibilità. Anche per avvicinare queste realtà ai cambiamenti che il futuro richiede, per diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei comportamenti virtuosi per ridurre l'impatto sul pianeta, al Sant'Artemio di Treviso andrà in scena dal 16 al 20 maggio la prima edizione della settimana della sostenibilità di Assindustria Veneto Centro. Sarà l'occasione per far sedere allo stesso tavolo i soggetti coinvolti in questo processo, ma anche per creare un confronto generazionale tra gli imprenditori di ieri e quelli di domani con nuove start-up sostenibili. In un momento molto propizio, molto proficuo di condivisione dell'esperienza da una parte, della capacità della lettura dei numeri da una parte e da una visione, una freschezza di innovazione, di concetto appunto di sostenibilità dall'altra. Nella settimana della sostenibilità ogni mattina sarà dedicata all'incontro con le scuole perché è emerso come i ragazzi stiano già studiando temi di sviluppo sostenibile e lavorando a progetti concreti di miglioramento. Fare dialogare i ragazzi con alcune aziende che possono raccontare degli esempi di buone pratiche che vengono realizzate puntualmente nelle aziende della provincia di Treviso e Padova, affinché i ragazzi non solo studiano e possono e abbiano la possibilità di sperimentare, ma si rendano conto che ciò che stanno studiando, ciò che stanno sperimentando oggi è quotidianità. Approvati i progetti presentati dai tre ambiti territoriali, quelli di Treviso, Conegliano e Castelfranco, per il sociale. Il PNRR li finanzierà con oltre 17 milioni di euro. Questa volta si parla di fatti e progetti concreti. Il PNRR destina al sociale nella Marca Trevigiana 17 milioni di euro. Tanto arriverà per finanziare tutti i progetti presentati dai tre ambiti territoriali e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fondi particolari questi del PNRR perché destinati all'ambito territoriale sociale. In Veneto sono 21, noi siamo il terzo più grande del Veneto. Il nostro ambito è composto da 37 comuni
comuni e quelli dell'ex Ulss 9, quindi 400.000 abitanti. In provincia di Treviso siamo in tre, noi, Conegliano e Castelfranco Veneto. 7.156.500 euro porta a casa il distretto di Treviso, che raggruppa 37 comuni. 6.446.000 euro andranno ai progetti presentati dal distretto di Conegliano, 23 comuni. 3.981.000 euro Castelfranco, con 29 comuni. I progetti, nati e costruiti sulla base delle esigenze del territorio, derivano da un lavoro di squadra che ha unito azienda sanitaria, terzo settore, conferenza dei sindaci e comitati dei sindaci. Questi progetti che arrivano agli ambiti territoriali hanno sicuramente una ricaduta nei piani di zona, che diventano fondamentali per la previsione di questi progetti anche trascorsi i tre anni per cui sono stati finanziati. Verranno finanziati i progetti su tre ambiti principali: la non autosufficienza anziani, la disabilità e la grave marginalità. Queste erano le tre linee di intervento, con una piccola quota dedicata alle famiglie e ai minori. In questa quota tutto il Veneto ha portato a casa progetti, il progetto Pippi, e qui abbiamo lavorato in maniera coordinata con la Regione del Veneto, e sugli altri fronti invece ogni territorio ha espresso la sua particolarità. Dagli alloggi per anziani non autosufficienti al co-housing per anziani, ma anche per donne e persone in difficoltà, fino alla telemedicina. Da cronoprogramma, l'avvio delle attività progettuali è previsto per luglio. Cambiamo argomento. Adriano Panatta, la Coppa Davis vinta in Cile nel 1976 e l'esclusione oggi degli atleti russi dalle competizioni internazionali. Al Teatro Comunale di Treviso, sua città d'adozione, passato e presente si incontrano. Una delle maggiori imprese sportive italiane, non solo per il risultato ma anche per il contesto in cui avvenne, il Cile degli anni 70, governato da un regime spietato. Lo sport che si mischia alla politica, al tema dei diritti umani e che rimanda strettamente all'attualità. La conquista della Coppa Davis nel 1976, protagonista indiscusso l'ormai trevigiano Adriano Panatta, che al Teatro Comunale Mario del Monaco, per l'anticipazione del docufilm che racconta quell'evento, firmato dal produttore e regista Domenico Procacci, ricorda le tensioni di quegli anni. L'Italia non voleva assolutamente che noi andassimo in Cile a giocare, visto che c'era un dittatore sanguinario come Pinochet. Una parte importante anche dell'Italia, perché anche un gruppo di intellettuali importanti, molto seguiti, come Dario Fo, Franca Rame, Domenico Modugno, adesso qualcuno forse me ne dimentico, però alla fine noi abbiamo insistito e siamo riusciti ad andare. Perché il governo non ha mai deciso se noi dovessimo andare o non andare, alla fine siamo riusciti ad andare e abbiamo vinto. Penso che sia stata una cosa giusta. Panatta e Treviso, un legame sempre più solido. È diventata la mia seconda casa, la mia seconda città, e ci vivo bene e ci tenevo a fare un'anteprima questa proiezione con l'occhietto. Adriano Panatta piace moltissimo alle ragazze, è vero, spero vi piace moltissimo, sì o no? Si dicono di sì, no, non ho detto niente, ma penso di interpretare, non ho detto di sì. L'ho detto, noi facevamo una professione di tennisti professionisti, noi giocavamo a tennis, ci piaceva anche perché a terra eravamo molto privilegiati. Sportivi e personaggi pubblici, oggi come allora, figure che non vanno tirate in mezzo o strumentalizzate neppure con una guerra in corso. Panatta ribadisce la sua ferma contrarietà all'esclusione degli atleti russi dalle competizioni internazionali. Penso che sia una decisione demenziale, perché non bisogna mai colpire l'individuo e le persone, ma casomai colpire lo Stato che ha fatto questa cosa ignobile, come ha fatto Putin. L'allentamento delle restrizioni legate al Covid ha fatto aumentare in maniera esponenziale le richieste di passaporti alla questura di Treviso, richieste che rischiano di rallentare considerevolmente l'attività dell'ufficio di piazza delle istituzioni. Per questo il questore ha deciso di potenziare il servizio con l'apertura di un ulteriore sportello, con relativo aumento del numero di appuntamenti fissati per i cittadini. La questura ricorda che per portare le pratiche occorre fissare l'appuntamento esclusivamente sulla piattaforma digitale dell'agenda online, e questo per evitare assembramenti davanti all'ufficio. Il 20 ottobre del 1992 cessava di vivere a Treviso Suor Maria Bertilla, santa del San Leonardo, ma anche dell'ospedale Cafoncello. E ieri nell'auditorium di Santa Croce c'è stata la presentazione delle iniziative per i 100 anni dalla morte della serva degli ultimi.
Non guardava in faccia chi era la persona, anzi aveva un occhio speciale per i più poveri, per i più abbandonati. Serra nel dolore degli ultimi. Si potrebbe sintetizzare così la vita terrena di Anna Francesca Boscardin, vicentina di Brendola, diventata suora e poi Santa Bertilla. Serva perché si faceva ultima tra gli ultimi, in quel San Leonardo di inizio Novecento, dove la medicina faticava a dare speranza ai suoi ricoverati. Dolore e povertà sono stati i suoi riferimenti lungo quegli stanzoni, dove l'infermiera, oltre a portare sollievo per quanto si poteva allora, non perdeva occasione di instillare quella fede che va oltre alla fragilità umana della malattia. Ecco perché le sue ultime parole nel letto di morte sono state «tutto e niente», frase che dal San Leonardo è stata portata nella chiesetta del Cafoncello a lei dedicata e che 100 anni dopo sono ancora di straordinaria modernità nel materialismo di questo tempo. Santa Bertilla ha operato in un tempo prima guerra mondiale, un momento difficile, ma non ha mai abdicato alle scelte di vita. E possiamo dire che ogni scelta di vita è anche una scelta politica, perché ci chiama alla nostra responsabilità, ci chiama a lavorare insieme e, come ci ricorda Papa Francesco, siamo tutti in relazione. Una vita vissuta fino all'ultimo per gli altri, che viene celebrata dalla diocesi di Treviso con una serie di iniziative che partiranno sabato prossimo con il Festival Biblico e che culmineranno il 20 ottobre con l'arrivo dell'urna della Santa nella chiesa di Santa Croce e la veglia di preghiera. È un segno che vogliamo ricordare assumendoci la stessa responsabilità. L'amore per Dio e per i fratelli, soprattutto per i più deboli, è sempre attuale, oggi come allora. Apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Tragedia lungo la strada che arriva al rifugio Auronzo sotto le tre cime di Lavaredo. Un uomo di 65 anni, cittadino tedesco, si è accasciato a terra ruzzolando per circa 15 metri lungo il pendio sottostante. Alcune persone in transito hanno lanciato l'allarme raggiungendolo e iniziando a praticare le manovre di rianimazione. Purtroppo l'equipe medica trasportata dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha potuto solamente constatarne il decesso. Attorno alle 13 l'elicottero è poi intervenuto a Cibiana di Cadore per un incidente accaduto ad un operaio che stava tagliando alcune piante nei boschi sopra il passo. Il 48enne romeno era stato colpito da un tronco. Una volta prestate le prime cure, l'infortunato è stato caricato in barella e stato a bordo con il verricello per essere trasportato all'ospedale di Treviso. Positivo sopralluogo sulla frana in località Paradisi, al confine tra i comuni di Ponte nelle Alpi e Alpago. I lavori proseguono infatti come da cronoprogramma e si sta già pensando al secondo stralcio per una messa in sicurezza completa della zona. Il dissesto risale all'aprile 2014, quando una prima frana di vaste dimensioni si staccò dal versante destro della Valle di San Piero sopra l'abitato di Arsia, interrompendo la strada che porta alla frazione di Paradisi e Borgata Cassani. Vennero danneggiati anche il ponte sul rio San Piero e alcune briglie del corso d'acqua. Siamo alla politica. Tra i candidati sindaco a Belluno continuano a ritmo serrato le presentazioni delle liste che li sostengono. Oggi è stata la volta della seconda in supporto dell'unica donna tra i tre candidati, sottolineando come alla città manchi proprio un punto di vista femminile. Belluno, bene comune. E questo il nome della seconda lista a supporto della candidatura al sindaco di Lucia Olivotto. A guidarla due ex esponenti di spicco del PD come Paolo Bello e Sergio Marchese. Una lista in cui le donne sono in maggioranza, in cui ci si propone di cambiare prospettiva per riacquistare speranza, passare dal preoccuparsi all'occuparsi, dal difendere al promuovere. Il Partito Democratico ha fatto delle scelte diverse rispetto a quelle che io in coscienza mi sento di fare oggi. Sono state scelte tormentate, sono state scelte che hanno preferito puntare alla managerialità della gestione del comune capoluogo. Noi queste scelte non le condividiamo, pensiamo che la gestione debba essere una gestione di una squadra, di passione, di concretezza, di esperienza, e per questo abbiamo scelto di appoggiare Lucia Olivotto. Al centro del programma l'inclusione, il ruolo del capoluogo come leader della provincia, ma anche la partecipazione dei quartieri e un turismo che non può e non deve essere soltanto il Nevegal. Belluno, bene comune, che guarda la collettività pensando ai giovani, al volerli far restare nella città dove sono nati, offrendo loro nuove opportunità.
sostenuta da chi da vice sindaco era la sua opposizione, avversaria di chi da vice sindaco era in giunta con lei. Così è la vita, ci sono i percorsi politici che naturalmente si uniscono e poi a volte si dividono. L'importante è che tutti lavorino per il bene della città. Io ho portato in apertura di questa presentazione l'esperienza che ho avuto con Paolo Bello e con Sergio Marchese, io in maggioranza, loro in opposizione, con un dialogo costruttivo che ci ha portato molte volte ad individuare le soluzioni migliori. Un'estate che a Pieve di Cadore ruoterà intorno a Tiziano, il grande pittore che il sentimento popolare lega a Venezia, ma le cui origini sono sulle Dolomiti. Sarà un'estate a dir poco scoppiettante quella in programma a Pieve di Cadore. Un centinaio gli appuntamenti in programma. A metterli insieme il Comune, la magnifica comunità di Cadore, la Fondazione Centro Studi Tiziano a Cadore e la Fondazione Museo dell'Occhiale, con la collaborazione di Confindustria Dolomiti Belluno. Un'estate densa di appuntamenti, di eventi e di iniziative che vengono messe in calendario ogni anno dalle agenzie che promuovono cultura a Pieve di Cadore. Il salto di qualità quest'anno è quello dato dal fatto che tutti questi soggetti si mettono insieme per programmare insieme. Tante le iniziative, con al centro l'arrivo dal fiorentino Palazzo Pitti della Madonna della Misericordia dipinta nel 1573 da Tiziano. Un'estate ricca di appuntamenti, in particolare nel nome di Tiziano, d'altronde non può essere diversamente. La magnifica comunità è la proprietaria della casa natale e non abbiamo voluto dimenticare il centenario dell'intitolazione a Monumento Nazionale. Ricordo che questo è il primo monumento nazionale della provincia di Belluno. Anche quest'estate il Cadore sarà un'interessante terra culturale dove diversi eventi nel nome di Tiziano e non solo verranno proposti, conferenze, mostre, concerti, laboratori, workshop e tante altre cose nel nome del grande Tiziano. Ed è tutto, termina qui questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'anticiclone domina sul nostro territorio. Venerdì 13 maggio sarà un'altra giornata asciutta e calda. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole e cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Più nubi al pomeriggio sui rilievi ma anche sulle zone pedemontane con occasionali acquazzoni che saranno possibili fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 14 e 17 gradi, massime estive tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo poche novità, bel tempo salvo nel pomeriggio sulla zona montana dove saranno probabili piogge sparse, in genere moderate. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove avremo un'alternanza tra sole e nubi. Nelle ore pomeridiane si formeranno alcuni rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.